Quindi alle 8:45 in punto diamo il via alla 36esima edizione dei nostri lavori. Un caloroso benvenuto a tutti voi, autorità, gentili signore e signori, a questa edizione 2010 dei nostri lavori. Lo scorso anno il nostro forum cadeva ad un anno di distanza dalla crisi finanziaria prima e industriale poi esplosa con il fallimento Lehman del 15 settembre 2008. Oggi, dopo un lungo periodo di incertezza ed assestamento, le previsioni di crescita del PIL delle economie principali nel mondo evidenziano una chiara dicotomia. Da una parte abbiamo economie emergenti davanti a tutti, Cina ed India, con tassi di crescita impressionanti, più 9,9% per la Cina, più 7,7% per l'India e tutte le economie che Jim O'Neill proprio in questa sala qualche mese fa definì Next 11, dal Bangladesh all'Egitto, dall'Indonesia all'Iran, dal Messico alla Nigeria, dal Pakistan alle Filippine, Sud Corea e Turchia, con tassi di crescita ben oltre il 4%. E dall'altra parte le economie cosiddette sviluppate, che sono nella migliore delle ipotesi assestate attorno al 2% quando va bene di tasso di crescita. Anche il nostro paese, venendo all'Italia, conferma una situazione in prospettiva di staticità. Non sembra essere possibile, nella situazione attuale, registrare una previsione di ripresa significativa. Non si può certo generalizzare per tutti gli ambiti e tutti i settori, ma eravamo in una situazione di grande e grave incertezza. Restiamo ancorati in una realtà dove non si leggono, non si vedono prospettive di crescita robusta. L'ipotesi che la crisi non fosse solo congiunturale, ma seria, profonda e strutturale è più che mai confermata. Così come più che mai si conferma l'urgenza di dare risposte profonde di cambiamento e rinnovamento. A tutti i livelli questo, politico, sociale, universitario, educativo e certamente anche a livello aziendale di ogni impresa. Si è in particolare confermato come unica certezza che il cambiamento e la discontinuità avanzano inesorabili, travolgendo tutto e tutti, soprattutto quelle istituzioni, quelle organizzazioni, quelle aziende, quelle realtà statiche, senza reale rinnovamento e soprattutto con poche idee. Oggi possiamo dire il peggio è passato, la crisi no. La disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è preoccupante. In Italia il tasso di disoccupazione giovanile vede oltre un giovane ogni quattro senza lavoro. E questo è in peggioramento continuo negli ultimi anni, con un'accelerazione dal 2009. La Spagna, con il 41,5%, cioè un giovane ogni due, registra il valore peggiore tra i paesi europei. Questa è una vera e propria piaga che colpisce soprattutto la vecchia Europa. I 900.000 invisibili senza studio né lavoro, titolava il Corriere qualche giorno fa. In questo quadro, quali sono le prospettive per i nostri giovani? Qual è la strategia per valorizzare e far crescere i talenti, i giovani? Cosa fa la politica in Italia e in Europa? Cosa fanno le imprese? Cosa facciamo tutti noi? Ecco, dobbiamo trovare le risposte giuste a questi quesiti e farlo presto, e non meno le azioni giuste, se vogliamo garantire un futuro di successo alle nuove generazioni. Voglio citarvi un estratto del discorso di insediamento di Shimon Peres in occasione della sua nomina presidente di Israele. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Solo una visione coraggiosa, quindi, che nonostante la crisi politico, economico e finanziaria e del debito pubblico metta al centro delle priorità la valorizzazione dei giovani e la diffusione della cultura dell'imprenditorialità diffusa, può consentire all'Italia e all'Europa di guardare con maggiore ottimismo al proprio futuro. Vi voglio presentare alcuni dati significativi per inquadrare il tema relativamente al nostro paese. In Italia i manager under 40 sono solo 18.207, il 14,6% del totale, di cui solo l'1,3% donne. Il 16% dei 63.000 sindaci italiani sono under 40. La metà degli amministratori delegati di impresa ha più di 50 anni e, dati LUIS, negli ultimi 5 anni le cariche assegnate agli over 70 sono aumentate del 50%.
A proposito di imprenditorialità diffusa, negli Stati Uniti ben il 12,5% delle imprese fa capo a giovani imprenditori non statunitensi di nascita. Quasi un quarto di tutte le imprese attive nel campo della tecnologia e dell'ingegneria sono state fondate da giovani immigrati. Yahoo da un cinese americano, Jerry Yang. eBay da un iraniano francese di nascita, Pierre Omidyar. Google, co-fondata da un russo americano, Sergey Brin, e molte altre. Una delle migliori eredità che la classe dirigente di oggi può lasciare alla classe dirigente di domani è assicurare adeguati meccanismi che sappiano premiare i più meritevoli. La differenza, infatti, ci tengo a sottolinearlo, la fanno capacità e merito, non certo il solo profilo anagrafico. È in questo quadro che si inserisce l'iniziativa delle borse di sviluppo e di merito di The European House Ambrosetti in partnership con la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e con un importante ma ristretto numero di sponsor che prende il via proprio oggi a Cernobbio, che verrà annunciata in sala stampa fra pochi minuti. Tale iniziativa intende premiare in un percorso di sviluppo della leadership i 15 giovani più meritevoli delle università italiane, scelte appunto dalla federazione, e per consentire loro di partecipare ad un percorso di lungo termine nel servizio del leader del futuro. Questi ragazzi sono con noi oggi, ci seguono da una sala dedicata e ci sono ben 100 giovani sotto i 35 anni che nel gruppo Leader del Futuro seguono in parte i nostri lavori e in parte sviluppano un programma di incontri, di dibattito e di discussione con alcuni dei protagonisti del nostro workshop in una sala, come dicevo prima, dedicata. Oggi abbiamo nel programma, in questi tre giorni, non solo oggi, 8 relatori al di sotto dei 45 anni, anche per darvi un minimo di coerenza con quanto stiamo cercando di dire. Prima di chiedere a Maria Bartiromo di dare avvio alla 36esima edizione dei nostri lavori, desidero esprimere un particolare ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla costruzione del programma di quest'anno, a partire da Peter Sutherland e Mario Monti e tanti altri, e un ringraziamento a tutti voi per essere qui sempre numerosi e puntuali all'inizio dei lavori.